Salve a tutti! In questo video andremo ad usare due nuove funzioni che ci permetteranno di aprire un file di testo e di leggere appunto una riga da questo file e visualizzarla sul nostro schermo. Stiamo parlando delle funzioni fopen e fgets della libreria stdio.h. Ok, andiamo ad aprire il nostro code blocks e creiamo un nuovo progetto. Sempre una console application in C++ che io chiamerò Pino, e invece Pino ce l'ho già. Facciamo Pino 2. Ok, clicchiamo su finish, premiamo invio e dopo un po' il nostro code blocks ci crea il nostro fantastico progetto dal quale cancelliamo la solita cout. Benissimo, allora siccome ci serve la libreria, abbiamo detto stdio.h, andiamo ad includerla, quindi include stdio.h. Ok, questa stdio.h contiene tutte le, diciamo, le istruzioni che servono per utilizzare i nostri file, per modificare i file per esempio, o per andarli a leggere o cose del genere. Detto questo, andiamo a vedere cosa ci serve. Allora, intanto dobbiamo definirci una variabile un po' particolare, che è una variabile di tipo file, che in realtà non esiste, però noi stiamo appunto definendo in questo modo questa variabile, la chiamo magari leggi. Ok, io con questa istruzione file asterisco leggi sto dicendo che ogni volta che andrò ad utilizzare leggi in realtà farò riferimento ad un file. Ok, detto questo, ci dichiariamo un vettore carattere che chiamiamo magari riga, che può essere massimo di 100 caratteri. Ok, bene. A questo punto andiamo a vedere come funziona questa funzione fopen, che è quella che permette di aprire un file. Allora, per prima cosa si scrive leggi, cioè la nostra variabile particolare, uguale fopen, apro parentesi tonde, e qui dobbiamo inserire due parametri. Il primo è il percorso del nostro file, e il secondo è la modalità di apertura del nostro file, che può essere appunto in lettura se vogliamo leggere delle righe, in scrittura se vogliamo scriverlo. E poi vabbè, ci sono altre modalità, a noi interessa quella in lettura. Prima cosa però, andiamoci a creare il nostro file di testo. Allora io lo creerò nel mio, diciamo, disco G, e lo chiamerò gg.txt. Ok. Al momento questo file è vuoto, andiamo a scrivergli una frase. Gli scriviamo: ciao a tutti, siete dei pini. Ok, lo abbiamo. E quindi il nostro file Gigi è pronto per essere letto. Abbiamo detto che dobbiamo inserire il percorso del nostro file. Il percorso del nostro file va messo tra virgolette e dobbiamo mettere il percorso completo. Nel mio caso, il percorso completo gg due punti slash, scusatemi, g due punti slash gg.txt. Quindi dovrò scrivere g due punti slash gg.txt. Abbiamo detto anche che la modalità di apertura è quella di lettura, infatti noi andremo soltanto a leggere il nostro file. Quindi la modalità di lettura si indica sempre tra virgolette con una lettera, nel nostro caso è R, perché quello che andiamo a fare noi è leggere. In inglese si dice read, quindi R. Benissimo. A questo punto però vi faccio notare che, cioè, se io avviassi il mio programma, ovviamente non funzionerebbe, anche se ci fossero altre istruzioni dopo non funzionerebbe. Perché? Perché abbiamo scritto in realtà male il nostro percorso. In C, anche in C++, quindi quando usiamo la funzione fopen e abbiamo bisogno di scrivere questo simbolo qui, cioè questo slash, in questo senso, dobbiamo metterne in realtà due, perché una cosa che non vi ho mai spiegato, che vi spiego adesso, è questa. Quando noi per esempio mettiamo delle stringhe, quindi se io per esempio facessi una cout, so, con scritto viva la pizza, ok, voi sapete che per andare a capo dopo questa stringa, o dopo questo messaggio, facciamo due segni di minore e scriviamo endl.
Ok, c'è un altro modo per andare a capo. E basta mettere dopo la pizza, guarda caso, il simbolo slash e poi la n. Facendo così, noi stiamo dicendo al nostro programma di eseguire una particolare istruzione associata a questo slash n che è l'andata a capo. Il new line è infatti. Quindi se adesso tolgo questo endl, vi faccio vedere e metto questo come commentato perché sennò ovviamente mi dà errore. Vi faccio vedere che se io avvio il mio programma. Ah, qua ci vuole. Scusatemi, ci vuole. Li scrivo qualche altra cosa. Quindi faccio cout pino. Ok. Perché sennò non si capisce che siamo andati a capo. E premo F9. Guardate un po' che succede. Esce la scritta viva la pizza. Esattamente come l'abbiamo scritta noi. Senza questo slash n. Che infatti è l'andata a capo. Io non ho messo nessun endl dopo, ma c'è questo slash n che fa da endl. Quindi lui va a capo e mi scrive Pino a capo. Ora, secondo questo esempio, è facile capire che se noi lasciamo slash g, viene seguito quella particolare istruzione associata a slash g, se esiste. Se non esiste, poi è un pastrocchio. E come si fa allora? Cancelliamo queste due istruzioni qui che erano solo un esempio. E dopo questa slash ne inseriamo un'altra. Se ne inseriamo due, stiamo dicendo al nostro code blocks che questo qui è la slash che indica un percorso, cioè non è una funzione particolare come la slash n, ma è effettivamente il carattere slash. Quindi queste qua verranno considerate come soltanto una slash, esattamente come sta qui. Ok, una volta che abbiamo aperto il file, possiamo avere due casi. Il primo caso è che va tutto bene, il file c'è, esiste e quindi lo possiamo aprire. Nel secondo caso, invece, ci ritroviamo con magari un file che non esiste o con un nome sbagliato perché abbiamo scritto qui male o per altri motivi comunque non riusciamo ad aprire il nostro file. Dobbiamo quindi controllare che cosa succede quando noi andiamo ad aprire questo file, se va tutto bene o se va qualcosa male. Per fare questo, facciamo un if. In questo if mettiamo come condizione che leggi sia uguale a null. Questo perché quando ci sono problemi, la nostra fopen in leggi mette un valore. No, scusatemi. Quando ci sono problemi, la fopen in leggi mette il valore null. Quindi se ci sono stati problemi, a questo punto leggi sarà uguale a null. E se leggi è uguale a null, che cosa facciamo? Diciamo che c'è un problema. C'è un problema. E facciamo terminare il programma in un modo particolare, mettendogli un'istruzione return 1. Questo 1 potete cambiarlo come volete, l'importante è che non gli mettete 0, perché lo 0 è quel valore che viene restituito quando il programma funziona perfettamente, quindi quando noi riusciamo ad arrivare alla fine del programma senza problemi. Se il file non esiste e quindi se troviamo problemi, abbiamo bisogno di terminare il programma, quindi, e per farlo terminare prima del tempo, usiamo questa istruzione return con un valore a caso, in questo caso mettiamo 1. Mettiamo 1 e dovremmo mettere il punto e virgola. Ok, quindi ora io provo a cambiare questo G, lo chiamo Gigio. Così dovrebbe darmi errore, perché Gigio non esiste. Sto avviando il programma che ho dimenticato. Scusatemi che c'è un errore da qualche parte, avrò dimenticato un punto e virgola sicuramente. E infatti ci vuole un punto e virgola prima dell'if, cioè qua. Premo di nuovo F9. Stavolta sembra che vada bene. Sta partendo con molta calma. Fissato. Eccolo qui. Ovviamente mi dice problema trovato perché il file gigio.txt non esiste, noi abbiamo gigi.txt. Quindi chiudiamo, rimettiamo gigi.txt e per ora ci fermiamo qui, ma nel prossimo video vediamo come andare a leggere la prima riga del nostro file e a visualizzarla. A dopo!